la ragnatela di passaggi infinita del Manchester City, che in questi 7 minuti e 20 l'avrà tenuta 6 minuti e mezzo o quasi. Però non ci sono ancora stati tiri verso la porta. Attenzione per ora al City che attacca da destra. Savigno entra in aria, il cross, c'è Sommer che fa buona guardia e quindi l'Inter che può respirare. Dicevo, un Manchester City che continua a tessere la sua tela e si dispone a tre, un po' come era l'anno scorso, come in finale, quindi Akanji, Ruben Dias e Guardiol a comporre la linea dei tre. Poi era Stones l'anno scorso che faceva il centrocampista aggiunto dalla difesa, oggi c'è il veloce Rico Lewis che affianca Rodri, e poi ci sono i fantasisti tutti, Savinho, Bernardo Silva, De Bruyne, Grealish, tutti a cercare un possesso palla, la novità tattica che ormai compie un anno quest'anno, dietro la punta Haaland, che sarà pure l'unica punta della rosa, vera prima punta, però è una punta che fa paura. 99 gol, pensate, in 103 presenze, può battere il record di Cristiano Ronaldo in velocità, arrivare a 100 gol con la stessa maglia, ma poi 51 in 49 in Champions League. Michele, insomma, facciamo due riflessioni. Tra Macede, che ti sembra da questi primi quasi 10 minuti? Allora, mi sembra che Guardiola abbia preparato la partita temendo un po' la catena di sinistra dell'Inter, quindi mettendo a destra, nella sua destra, i due giocatori più veloci che ha a disposizione. Poi purtroppo il possesso palla del City evidentemente si fa fatica ad interromperlo, però quando puoi ripartire, però, come sta facendo adesso, devi farlo con maggior precisione. Ci sono state due occasioni in cui l'Inter ha sbagliato il passaggio più facile, ecco. Volevo sentire anche i nostri collegati, vedo che il collega di Roma, lo vorrei coinvolgere anche sulla partita, non appena Max ritorna, perché non è che abbiamo esaurito tutto con De Rossi, non andiamo a compartimento stagno, però non lo vedo più, vedo un soffitto, mentre invece davanti alla sua libreria, puntuale Marcello, che te ne sembra di questi primi minuti? Io sono qua. Che te sembra di questi primi minuti? La partita che mi aspettavo, cerca di farla il City, e l'Inter che prova con le ripartenze, questo è come l'ha impostata secondo me Inzaghi. Però mi stupisco anche che è vero che ci sono delle defiance, delle mancanze di giocatori nell'Inter, ma anche ci sono dei giocatori importanti in panchina, a cominciare da Rodri. Andiamo con la cronaca e poi sentiamo l'altra parte del tavolo. Vai Michele. Rimessa laterale per l'Inter al 10° minuto in zona d'attacco, e visto che succede raramente approfittiamone. Palla in aria quasi come un calcio d'angolo corto, respinta già della difesa del City, ma palla che torna all'Inter sulla destra. Attenzione a Darmian e Barella. Barella, abbiamo detto, con la fascia da capitano oggi. Ancora Inter in percussione da destra. Il cross è buono per Taremi, anticipato, peccato di poco, e quindi qui riparte il Manchester City. Attenzione, ha sprombattuto con De Bruyne e Haaland, i due fuoriclasse, che però sbagliano, non arriva la palla al gigante norvegese, quindi l'Inter può respirare e ripartire con Çalhanoğlu. Si fa invogliare spesso da verticalizzazioni improvvise l'Inter, ma Inzaghi ha detto chiaramente: quando abbiamo la palla dobbiamo tenerla il più possibile, perché quello è il momento per spezzare il possesso infinito del City. Mentre l'Inter finora ha provato ad andare sempre velocemente in verticale, l'ha persa anche troppo velocemente. Ora invece riesce a palleggiare un po', anche perché l'Inter lo sa fare, c'erano i giocatori di qualità anche in quest'ottica. Preferito forse Zielinski, con Barella e Çalhanoğlu possono tenere palla. Ora Bissek è proprio Zielinski che viene dietro sulla linea dei difensori per far partire l'azione dal basso. C'è Francesco Acerbi che la dà all'indietro per Sommer. Inter che vuole tenerla, come gli ha detto il suo allenatore. E allora la tiene con Sommer, che fa ripartire Acerbi in mezzo a due. Coraggioso il passaggio del portiere svizzero. Acerbi la gira su Darmian, torna indietro per Bissek, il gigante. Quando viene scelto lui a destra, dietro è sempre Darmian e non Dumfries, perché Bissek scende molto sulla destra e Darmian lo copre, più tattico rispetto a Dumfries. Ora Zielinski in questa posizione un po' strana, diciamo, di regista arretrato, viene molto basso a prendersi la palla anche da Sommer, così come sta facendo Barella, mentre Acerbi avanza per rompere la linea e non dare punti di riferimento al Manchester City, che pressa altissimo con tutti i suoi fantasisti, anche lo stesso gigante davanti. 9 gol in 4 partite, abbiamo detto, vuole andare subito in doppia cifra. Zielinski, riparte l'Inter con Bastoni, Guardiola richiama i suoi, l'Inter può colpire adesso perché il Manchester City è sbilanciato, ma ancora una volta scatta la trappola del fuorigioco, un po' polli, devo dire, gli attaccanti dell'Inter, certo, che si fanno attrarre in questa trappola. Certo, Verga. Ma direi che sono i primi 10 minuti, quindi può cambiare tutto.
però il campionato inglese dimostra che il proprio vertice è nettamente superiore al campionato italiano. Ne abbiamo Perché? avuto, per, ne abbiamo avuto Da un questa partita lo vedi? No, in generale, se Ah, sommiamo la grazie. partita di ieri e i primi Così è 10. una specie di tormento per ricordarci Milan-Liverpool Sì, tutto il però il Milan non è il tempo. No, vertice, no, voglio infatti, va dire, adesso, se dai. prendi il fatto che il Milan è la seconda dell'ultimo campionato, l'Inter è la prima. Il Milan ieri ha perso nettamente contro il Liverpool. Oggi l'Inter non No, sta però giocando all'Inter, male in questo primo quarto, ma per se carità, fossimo in un ring di pugilato, i punti siamo pari. partita dignitosissima, però il gioco, il palleggio che ha il Manchester, cioè come diceva prima Marcello, la partita la fa il Manchester, l'Inter cerca di giocare di ripartenza. Giusto, fa bene, ha qualità, non sta giocando male e non sta facendo catenaccio, per carità, a mio Però parere, da spettatore neutrale, dico l'altro è 10 nettamente più minuti in uno forte. squilibrio, poi Michele ti ridò la parola. 10 minuti in uno squilibrio vuol dire che senti già il tormento di un mezzo assedio, no? Non prendi mai la palla. A me l'Inter mi sembra molto vivace Anche a me. e molto presente. Vai Matteo, anche a te che poi ti do la parola. Vai, Borrello. Attenzione Haaland che ruba Ecco palla sulla tre quarti. Attenzione ora al City che si distende in avanti, ma fortunatamente o anche per bravura il centrocampo dell'Inter riesce a allungare questo pallone per Sommer. Vi ricordo che il Manchester City viene da 23 partite senza perdere in Champions. La striscia più lunga della storia è 25 dello United, quindi siamo vicini alla striscia più vincente della storia della Champions League. E in casa vengono da 28 vittorie e 3 pareggi, non perdono da 6 anni. Poi il Milan, che è il vertice del calcio italiano in questo momento storico, proprio no, dai Fabio, non Beh, si è la può dire. seconda dell'ultimo No, campionato. l'ultimo è in crisi, in un'altra stagione, è netta crisi. Quindi bisognerebbe parlare di ho Udinese. tolto la parola a Matteo. Matteo. No, io vedo un Inter abbastanza messa bene in campo, è chiaro che il City ha dei palleggiatori superiori, tiene il possesso, però mi sembra che la prestazione per ora la stia facendo. Poi mi Senti, auguro che ci sia un tracollo, dentro di però... te, beh, non siete molto sportivi però, No, anche tu, ma non lo sono con me, io non lo neanche sono tu sei con gli sportivo, altri. stai tifando il Mi Manchester, viene... tu No, Juventino tifi il sto Manchester, guardando, però chiaramente pronto a godere un gol di Haaland. se mai segnasse il Manchester, diciamo che non mi dispero, non riesco a strapparmi i capelli, ma neanche a Marcello, anche tu disperarmi, sei così antisportivo, campanilista, diciamo peggio. in campo internazionale si tifano le squadre Non italiane. è assolutamente vero. Ma guarda, io l'ho fatto, guarda, tutto questo lo facevo prima ancora di fare televisione, di partecipare alle trasmissioni televisive come questa, no? Perché prima io mi limitavo a fare giornalista, guardavo il campo, cioè andavo a vedere la Juventus, chiaramente di cui sono sempre stato tifoso, però ad esempio quando il Milan vinceva le Champions League ero orgoglioso, Certo. soprattutto del Milan e degli olandesi, perché rendevano grande il calcio italiano nel mondo e in Europa, perché erano veramente molto bravi. Poi sono entrato nelle trasmissioni come questa, ho conosciuto i milanisti, gli interisti dal vivo. Da quel momento lì ho capito che era meglio Infatti. tifare solo per la mia squadra e basta. È lo Va stesso bene. discorso che faccio io. Quando io faccio la cronaca del Milan, gli Torniamo. Ho interisti e gli visto juventini non è che mi Max, mi sostengano. senti? Max. Sì, Sei andato a eccoci qua. mangiare, che hai fatto un piatto di cacio e pepe al Sì, volo, no? perché io sono, ecco, vi metto al corrente anche delle mie situazioni logistiche. Io ho appena terminato 3 ore e mezza di diretta radiofonica e ho No, raggiunto di scusa. fretta in No, furia, ma scusa, no, ma ecco, a allora, casa per no. poi potermi collegare con No, voi. ma allora, No, tutto a posto adesso. no, ti volevo dire carinamente, ti voglio coinvolgere nei nostri interventi piccoli sulla cronaca Scusa della Claudio, partita. perché Diamo c'è una bella la parola. ripartenza dell'Inter con Bissek e Taremi, un po' scoperto il Manchester City, vediamo di approfittarne. Attenzione a Taremi che allarga per Thuram, torna però la difesa del Manchester. Thuram sul sinistro il tiro, un po' strozzato, finisce fuori e si rammarica l'attaccante dell'Inter e della nazionale francese, perché qui poteva colpire nettamente meglio. Il Manchester City continua a portarsi sempre a ridosso dell'area dell'Inter con tantissimi uomini, ma dà l'impressione che quando perde palla lascia spesso l'uno contro uno e là l'Inter deve essere brava, invece sta un po' sprecando queste ripartenze. Fuori gioco e si può respirare. L'Inter però deve essere più qualitativa, tecnica. Quando recupera la È palla, troppo presto per soffrire così, eh eh? sì, deve tenere di più la Scusate, palla. io ho la sensazione che comincino un po' a sfondare a centrocampo, o è una mia solo sensazione di un paio di azioni? Io ve l'ho detto 10 minuti fa, mi avete brutalmente ripreso Capito? dicendo Hai fatto che... un Ma perché l'hai discorso detto nell'unico filosofico. momento in cui stava attaccando Ma perché l'Inter. ero preveggente e vedevo il quadro generale della Però situazione. finora un colpo di testa, nulla di che. niente No, ma di non è questione, particolare. è la densità che hanno quando Sì, vengono in però un avanti sulla... possesso palla estremamente sterile. Cioè... Sì, però vedi che quando tu No, fai queste hanno alzato rimesse... il pressing e stai Hanno alzato facendo il centro. fatica ad Sì. uscire È un discorso di impostazione generale. Vai Michele, vai, vai. Infatti Inzaghi richiama al ritmo i suoi, li vuole aggressivi, non devono salire così tanto. Va bene la squadra
col possesso palla, ma non deve arrivare a ridosso dell'area con 10 uomini, perché sennò poi vai e vai, alla fine il tiro pericoloso esce, anche perché questi sono tutti tecnicamente fortissimi, a partire da De Bruyne, ma Bernardo Silva non ne parliamo, Grealish li conosciamo, insomma tutti. Ora c'è il Manchester City in possesso palla, siamo entrati nel 27esimo minuto di gioco, e sempre 0-0 ovviamente all'Etihad, altrimenti ci avreste sentito urlare, speriamo, a favore dei nerazzurri. Ancora Grealish con Sì. De Bruyne sul fondo, il tiro sull'esterno No. della rete, De Bruyne pretende troppo, qua la doveva mettere in mezzo, non ci arriva bene, il capitano del Manchester City che inizia anche ad avere i suoi anni con Foden, il lampa di lancio, perché non v'ho detto le panchine, se ve le Emanuele, che dico te ne sembra? fanno paura anche quelle. Iniziano a sfondare troppo e a centrocampo allora, fanno fatica in uscita, quindi portano tanti giocatori, Oh. anche in questo caso Barella oltre la linea, appena perdi palla lì c'è il buco ed Però è lì che errore si nel deve. passaggio ancora, errore nel passaggio a Barella, palla che non gli arriva mai, allora il City ancora il tiro, Bastoni respinge più che un tiro, era un passaggio filtrante, ancora Bernardo Silva, ora sulla destra, il numero 20 portoghese torna indietro e si va ancora da Akanji, Inter tutta dietro la linea della palla, va bene così, ma quando si recupera palla non va bene quello che stanno facendo, cioè passaggi sbagliati nel giro di 5 secondi, non è possibile. Akanji, ancora Manchester City, ora a testa bassa, Akanji avanza. Bernardo Silva che ragiona, si ferma in surplus, torna indietro, si ricomincia, ancora a giro palla, Rubén Dias, addirittura da Ederson, il portiere brasiliano, spettatore da quella parte, anche se l'Inter abbiamo detto è arrivata a ridosso dell'area, ma non è stata precisa quando ha avuto quelle ripartenze pericolose. Ancora Manchester City, 28esimo, avanza, avanza Gvardiol, il croato, alza la testa, allarga ancora per De Bruyne. Entra dentro al campo, poi la deviazione di Darmian, Grealish, fuori gioco, Fuorigioco. sì, punizione quindi Sì. per Questi sono Lisca che può respirare. errori di sufficienza del City, perché qua Grealish deve seguire la linea e è un fuorigioco abbastanza sciocco, Questo diciamo è così. facile, sì, perché c'è tutta la visuale davanti della Esatto. linea. No, Dicevo. magari è una tattica. L'Inter sta facendo sembrare il City molto più forte di quello che è, così poi riesce a fargli fare questi errori. Beh, rispetto ai primi 10 minuti sono d'accordo con voi, il City ha soprattutto alzato il ritmo più che altro, perché poi di occasioni non ne ha create, però il ritmo mi sembra essersi Esatto. intensificato. Occasioni zero, se Zero, zero. togliamo, Un Sì. colpo di testa beh, se togliamo quel tiro in meta, in Curva di Firmino. drop, che cioè, ha Sì. fatto un errore clamoroso, ma è un'occasione potenziale. E l'impressione, io Attenzione, Thuram continuo a Taremi confermare. anticipato, vediamo se almeno la palla va in angolo, forse sì, però c'è la porta Vai, vai. vuota, se è ancora buona il tiro, attenzione, il salvataggio, stavo dicendo la parata perché qui si sostituisce al portiere Gvardiol, la palla non era uscita, quindi Ederson per non far andare la palla in angolo aveva Com'era lasciato la angolo? porta sguarnita e non ci ha Era pensato angolo. 2 secondi, Darmian che tira, la palla era indirizzata nello specchio della porta, bravissimo Gvardiol di testa a evitare il gol Bene, dell'Inter, una vera dietro occasione, sbagliano, questa è la sono prima occasione della umani, partita. notizia, sono umani, si può far male a questo City. Questa è Il portiere un'occasione. brasiliano che ha provato coi piedi a fare Sai che quello che secondo gli me era riesce uscita? meglio, poi No, magari era uscita, non lo non solo era so. uscita, ma secondo me l'aveva toccata l'attaccante dell'Inter, quindi non era neanche calcio d'angolo. Però, quando c'è Sentiamo, troppa dai, vai con la confidenza. cronaca, vai. Calcio d'angolo per l'Inter, palla che spiove in aria, Ederson di pugno, l'allontana ancora Barella, il tiro pericoloso, la respinta ancora di Gvardiol, palla però ancora all'Inter, che ora prende un po' di coraggio e allora può andare ancora nella metà campo del Manchester City con Darmian e Zielinski, Darmian dietro perché come vi dicevo Bissek va avanti e Darmian lo copre, Taremi che difende questa palla per Carlos Fallo. Augusto, subiscono fallo in Giallo due e al anche. secondo tentativo No. fischia Spa. l'arbitro che poteva fischiare anche al primo tentativo, ha dato il vantaggio, Nyberg lo svedese coadiuvato da Beji e Soderqvist, al VAR c'è l'olandese Van Boekel, Me l'hai questi imparato a memoria. questo è Questo giallo è tutta giallo. la vita, sia step on foot che spa perché sta Sono andando verso la d'accordo. In porta. campo L'hai imparato imparato a calcio a memoria. a memoria? Di questi nomi lo stai leggendo, Sto l'hai imparato leggendo. a memoria. Se l'hai imparato a memoria, ti giuro che ti facevo un regalo, però insomma. Secondo me ha No, no, c'ho detto. tutti Però per gli arbitri. l'onestà va premiato. Dai, cronaca, cronaca, che stanno battendo la punizione. Punizione, punizione per l'Inter. 30 minuti di gioco, un terzo di partita se n'è andata. Zielinski e Çalhanoğlu sulla palla, tutti a saltare. Siamo sulla linea dell'area di rigore. E il City vuole mettere in fuorigioco i saltatori dell'Inter. Bissek, Taremi, Bastoni, Çalhanoğlu ha tante soluzioni. Vediamo cosa fa, la mette in mezzo, Dici attenzione, gol. il colpo di testa, la parata! Fuori Camera gioco, in fuorigioco di fuori 30. gioco, Fuori gioco di un ma al metro. limite, al Fuori gioco di un limite. metro. Adesso la rivediamo, No, vediamo se fuori era gioco di netto. Di un metro. tanto. Fuori Sì, di netto, tanto, di netto, tanto. in due, Di sono in tanto, fuorigioco. Invece Bissek, non era, anzi però aspetta, non era in era fuorigioco Thuram, Carlos non Augusto che era Bissek. dietro, eh? Se la lascia passare è buono.
Vabbè, però la prende Thuram. La parte fuori Thuram, e dietro di lui c'era Carlos Augusto. Buongiorno, messia della Palis lì dietro. Colpo di testa lo fa lui. È vero, c'era Carlos Augusto dietro che era partito in posizione regolare, ma Thuram nettamente in posizione irregolare. Ma però. Cosa doveva fare? Lasciargliela, scusami, ma va a No, no, non staccare, sto doveva dicendo lasciare, doveva quello. dire, oh, guarda, non è fuori No, gioco no, non il mio sto dicendo quello, compagno, però. va distinto e prende di testa. No, però, Marcello, sei d'accordo che al di là del possesso palla, se dobbiamo dire le occasioni più pericolose le ha avute Quella di l'Inter? sicuro. Sì, Sì, è vero, questo è vero, questo è sicuro. vero. No, Sì, no, no. Andiamo questo è ancora con la vero. cronaca. L'Inter non è assolutamente in soggezione del Manchester City, Dai. anzi, le occasioni le ha avute, Ma secondo me, siamo. più nitide l'Inter al di là del colpo di testa di Haaland del City. Sbaglia in uscita Carlos Augusto, recupera palla il Manchester City. Questi errori banali no, questi errori banali Infatti no. Inzaghi si Ancora arrabbia. Rico Lewis a centrocampo, gestisce il pallone, Ruben Dias, 32esimo di gioco, sempre 0-0. Manchester City internazionale sulla sinistra, attacca il Manchester City. Ora De Bella. Bruyne che si smarca, il capitano marcato dall'altro capitano, il numero 23 dell'Inter, Barella, che fa tornare indietro il belga e quindi ancora Manchester City che non si stanca di farla girare, non si stancano mai. Akanji da sinistra si ritorna a destra da Bernardo Silva, c'è Savigno che chiede palla, la ottiene e allora se la porta sul sinistro, entra in aria e poi esce. Bravo Bravo, Thuram a recuperare questo pallone, allora Bastoni può ripartire. Zielinski che fa un bel tira e molla con la bello. palla e poi riparte molto bene. Attenzione perché c'è in fuorigioco Taremi, allora non gliela Questa è una dà e poi c'è il munizione. fallo e la Non prima era palla piena ammonizione, questa. cartellino giallo per Giusto. il giocatore del City perché questa è Non era un'azione palla piena. promettente. Ruben Dias protesta, ma mi sembra che la spago, come No, ma si una dice munizione in gergo sacrosanta. tecnico, ci Secondo me era palla sia piena. e Allora, quindi il bisogna giallo ci capire sta se dopo tutto. aver preso la palla lascia il Sì, piede e in esatto. quel caso fallo. Perché in diretta mi sembrava palla, vediamo. Eh sì, no, gioco pericoloso proprio, attenzione all'azione promettente, ma Beh, qui sai, se gliela. tu prendi la palla, poi ammazzi uno, Esatto. c'è anche la possibilità che ci sia un fallo. E Insomma, non è che attenzione perché prende la loro, palla. Però il concedendo calciatore ti dice sempre. sempre: ho preso il pallone Sì, però e tanto hai dopo rotto il amato. perone uno, ci ho preso il pallone, poi ho rotto il perone, quindi Esattamente. no, Visto che in campo aperto loro ti concedono sempre, se vai nell'uno contro uno con Ruben Dias, adesso con l'ammonizione già alla mezz'ora in grande sarai in Io ho difficoltà. visto un primo piano di Guardiola, diciamo che non riesco a capire che cosa prova. Poi Preoccupatissimo. Non penso sia soddisfattissimo, non credo. Vediamo, andiamo con la cronaca. Punizione per l'Inter con Çalhanoğlu che allarga per Bissek. Bissek che rivada Çalhanoğlu, il sultano come lo chiamo io, verticalizza troppo forte. Ederson non ha nessun problema per rimettere il pallone in gioco e far ripartire i suoi con Akanji. Si ricomincia con il possesso palla. Inter che però vediamo, stavolta rimane un po' in pressing alto, non si rintana subito. Dai ragazzi, c'è Taremi che vuole andare lì, va o non va? No, alla fine arretrano poco alla volta e quindi si torna in trincea dietro la linea della palla. 34 minuti, ora il Manchester City che vuole trovare l'imbucata giusta e ci prova dalla parte sinistra con Darmian che deve fare buona guardia. Aiutano anche Barella e Bissek. Attenzione ancora City che si accentra e poi vanno da Rico Lewis, posizione centrale per il giovane inglese che allarga per Savigno. Savigno contro Carlos Augusto. Savigno alza la testa e torna da Kanji, ancora estenuante possesso palla, sempre si va per vie centrali, da sinistra a destra, come un tergicristallo, si va da sinistra a Allora, sinistra. visto che va da sinistra a destra come nel gioco danubiano, volevo chiedere a Emanuele qualcosa sui nuovi acquisti del Manchester City. Savigno, questo Rico Lewis, no? Sì, no, sono due giocatori che hanno caratteristiche simili a Savigno Marez, Rico Lewis a Stones. Aspetta, aspetta, Attenzione ora Savigno che entra in area da destra pericolosamente, il cross pericola, Acerbi spazza, ma la palla è ancora City a De Bruyne e poi Thuram che recupera davanti all'area, però deve spazzare meglio Thuram, palla che rimane in possesso del City, allora ancora loro, Blue Sky che attaccano anche se la maglia non è blu, attaccano con l'Inter che recupera palla, sbaglia Bastoni, errore di sufficienza qua Haaland, il tiro fuori. Grazie a Sommer, il gigante norvegese, ma cosa ha sbagliato Bastoni? Non si può, prima Thuram, dentro l'aria sbaglia a spazzare. Poi Bastoni con la palla nei piedi, la passa all'avversario. Qua Haaland fa un errore non da lui, fortunatamente. Speriamo che possa valere la legge del calcio. Gol Ciabattata, sbagliato, gol però subito. diciamo, ci ha posso dire battato, che ma non aveva Sommer tantissimi spazi. L'ha guardata, cioè non era un pallone Sì, non forte, doveva era. provarlo almeno l'intervento, Però questi invece. errori, sono d'accordo con Michele, non si possono fare a quel punto del No, no. campo. Secondi per il City di portare a termine questo lungo fraseggio. Bissek non è d'accordo. E allora gli toglie la palla. Può ripartire l'Inter con Zielinski. Molto positivo Zielinski questo primo tempo che ragiona. La dà Barella. Passala subito. La passa per Taremi. C'è Carlos Augusto che si sovrappone. Lo vede Taremi. Dagliela. Taremi ancora per
Carlos Augusto che può tirare di sinistro la parata di Ederson in calcio d'angolo, e l'Inter che quando riparte prende fiducia, perché può far male, può far male. Carlos Augusto, finalmente prendiamo lo specchio della porta, non tiriamo fuori. Bravo Carlos, buon primo tempo anche per lui, così come per Taremi e Çalhanoğlu. Inzaghi che accompagna l'azione, quasi voleva tirare a bordo campo, e mi ricorda l'Inzaghi furioso della finale di Manchester negli ultimi assalti finali dell'Inter, quando è entrato in campo e l'hanno dovuto riportare fuori dal rettangolo di gioco. Forse c'è tempo per battere il corner? Il cornerone per l'Inter, sì, 10-5 secondi ormai, ma si può battere, e quindi partirà il calcio d'angolo per l'Inter. Dai, andiamo a colpire la palla che va a Barella, che al volo calcia alto e si mette le mani nei capelli. Finisce qua il primo tempo, buon primo tempo devo dire dell'Inter, grande possesso palla del City, concesso qualcosina ma è il minimo, e l'Inter in ripartenza deve rammaricarsi, deve avere dei rimpianti, perché poteva essere più cattiva, più cinica e andare a colpire, anche se allora, i tiri in porta sono più dell'Inter che non allora, mentre Michele prepara quelli dell'up e quelli del down, facciamo un giro cominciando da te. Una buonissima Inter contro un'avversaria nettamente superiore. Questo solo vertice, per non smentirti quanto ho detto prima. Questo al vertice del calcio. Una buonissima Inter, bellissima partita, perché sei in casa del Manchester City, favorito per la Champions, tutto quello che vogliamo, e tutto sommato giusto il pareggio, ma se avesse finito il primo tempo l'Inter in vantaggio 1-0 non sarebbe stato uno scandalo, quindi buonissima Inter. Dall'altra parte una squadra che mi dà l'idea oggi di non aver giocato al massimo delle sue possibilità, e il fatto che non giocando al massimo giochi in quel modo ti fa capire il livello di quella squadra. Però non litigate mai, litigavate solo prima. No, ma adesso c'è minacciato. Sai, perché devo dire di questa sono partita non dà, questa partita purtroppo non dà le stesse soddisfazioni Milan-Liverpool con gli 5-11. Diciamo che sono soddisfazioni, dipende dai punti di vista. Tu hai soddisfazioni detto di critica. Una di buona minacciato. Inter contro una squadra più forte. Cioè, se io non sapessi, togliamo le maglie. L'Inter ha meritato in questo primo tempo, c'è stata una occasione finale per il Manchester, ma non ha fatto nulla di particolare. Prima ho detto che ha un gran possesso palla, ma estremamente sterile, non porta da nessuna parte, quindi buona Inter. Emanuele, ti è piaciuta insomma questa Inter? Sì, alla pari. Vabbè, dai, è piaciuta la metafora del pugilato, ai punti pari sono. Dai. Ai punti pari per le occasioni, secondo me l'Inter al top, perché io prima abbiamo parlato di frenesia, a un certo punto non l'ho vista in formazione col numero, però c'era in campo a quanto pare, e quella frenesia è quello che ha portato l'Inter a non avere ancora di più occasioni, perché poteva averne molte di più. Soprattutto per come ha giocato, la cattiveria nell'ultimo tocco, nel tiro, bravo, nella conclusione. Io ho visto finale, uno Zielinski, poi vedremo se Michele lo premierà, che è il giocatore che ha fatto il passo in più rispetto a tutti gli altri, perché è colui che è sempre riuscito con la calma nel giocare, quello che non ha avuto frenesia, a mettere in moto il taglio di Barella, il taglio di Çalhanoğlu, che ha spezzato in due le linee del City. Quella è stata la giocata in tutta quando l'Inter è riuscito ad essere pericoloso, è partito da quella giocata lì di Zielinski. Poi davanti invece è mancato Thuram. Credo che sia il... Beh, cioè. Marcello, che dici? Ma che l'Inter mi è piaciuta, che non ho visto tutta questa differenza, questa superiorità del City sull'Inter. L'Inter chiaramente va all'Etihad per fare una partita in cui li aspetta e riparte, però quando è ripartita è sempre stata pericolosa, e alcune volte quando ha preso l'iniziativa lo è stato altrettanto. Come dicevi te, ai punti alla fine siamo all'incirca pari, occasioni ne ha avute non tantissime il City, occasioni ne ha avute anche l'Inter. È vero, è stato un po' impreciso Thuram, però Thuram è sempre lì, Ma bella... è vero che non ha fatto gol, però è lì. Bella partita o no? Non è particolarmente entusiasmante, ma neanche da brividi. Non entusiasmante. I ritmi sono però buoni. Io ho notato una cosa, che se per caso l'Inter viene infilata in velocità, allora lì soffre. Cioè quando parte la tecnica del Manchester City, la mette in campo ed è veloce, velocizza, verticalizza con molta più facilità. Quando rallenta, chiaramente è molto più controllabile. Però io non ho visto la soggezione, ecco, la soggezione non l'ho vista. No, io vado un po' controcorrente, nel senso che io di occasione ne ho viste più dell'Inter che del City in questo primo tempo. Ricordo quel tentativo di Darmian respinto da Guardiola, la parata di Ederson nel finale. Io del City ricordo quella
giocata sbagliata di Bernardo Silva a centro area. Però quella è la più importante. Quella forse è la più importante, però se contiamo numericamente forse ne ha avute di più l'Inter. Io vedo un Inter ben messa in campo che giustamente soffre quando il City muove velocemente palla, ma perché il City ha dei palleggiatori clamorosi, secondo me è la squadra che ha i palleggiatori migliori al mondo, ma non lo fa sempre. Non lo fa sempre, ma secondo me anche per meriti dell'Inter, allora, perché l'Inter è ben piazzata e non ti dà troppo spazio l'Inter, per poter. Siamo al momento dei promossi e bocciati, sì. Mia traduzione di up and down, vai Michele. Sì, allora partiamo dagli up. Allora, ce ne sarebbero anche più di tre, ma scegliamo tre e scegliamo i tre centrocampisti perché tutti e tre si stanno comportando bene, sia Zielinski, sia Çalhanoğlu che Barella. Zielinski nel ragionamento, Çalhanoğlu nella doppia fase e Barella nella corsa. Quindi sono molto complementari tutti e tre e stanno sia chiudendo il City che facendo ripartire l'azione. Quindi gli diamo un triplo 6,5 perché non voglio esagerare, siamo nel primo tempo, poi magari nella conclusione si poteva essere anche un po' più piccanti, però se lo meritano, una più che sufficienza. Barella, Çalhanoğlu e Zielinski con un triplo 6,5 salgono tutti e tre. Questo è un buon segno perché quando il motore dell'Inter gira, c'è il centrocampo, si può sognare in grande. Per sognare in grande però servono i gol e qua andiamo nei down, perché nei down c'è Thuram che sì, sta correndo e si sta dando da fare, ma pecca di imprecisione. Quindi 5,5 per Thuram che scende. E poi gli altri, allora, tatticamente stanno facendo tutto il compito. Sei un po' ingeneroso con Thuram, sei un po' ingeneroso, però, io non l'avrei dato 5 però se, facciamo, se non sei 0-1 no, chiudo, facciamo, allora, facciamo i commenti alla fine, finiamola perché ho visto ieri che se commentiamo mentre fai la cosa ci mettiamo 9 ore per è vero, allora vado velocemente perché è difficile trovare altri due, però e poi commentiamo tutti insieme le pagelle che hai dato lasciandoli in grafica. Metto vai. Sempre 2,5 per Sommer e Bastoni per indicare due che hanno sbagliato qualche uscita, che sono strapericolose, e quindi quello è quello che non si deve fare. Quindi Sommer e Bastoni 5,5 per queste uscite sbagliate. Vediamo la grafica, perché Marcello non sei d'accordo con queste valutazioni? No, non sono d'accordo con Thuram, per il semplice motivo che Thuram non fa soltanto la punta, viene anche a legare tra attacco e centrocampo, cioè spesso va a recuperare anche il pallone dietro. Fa un gran lavoro Thuram, chiaro che a volte non arriva lucido, non con tutta la potenza che dovrebbe avere in area di rigore, però per me ha fatto un buon primo tempo, almeno da 6, cioè non da metterlo dentro gli insufficienti solo perché ha sbagliato. Vabbè, si può anche sbagliare, però se crei tanto e lavori tanto per la squadra non ti meriti l'insufficienza. Se lasciamo questa grafica, chi è, non è d'accordo, chi è d'accordo, chi vorrebbe dare altri voti? Farei una piccolissima modifica, sposo in generale il ragionamento e la spiegazione che ha dato Michele. Da Çalhanoğlu mi aspetto qualcosa di più, proprio perché è Çalhanoğlu. Quindi senza metterlo tra gli insufficienti, per carità, però tra quelli che hanno dato di più, al posto di Çalhanoğlu metterei Carlos Augusto, perché non è un titolare fisso, è sulla corsia di sinistra dove il City ha messo i suoi due più veloci per cercare di mettere l'Inter in difficoltà, eppure Carlos Augusto ha avuto anche un'occasione da gol. Sullo anche a me è piaciuto Carlos Augusto, solo che dovevo togliere uno dei tre dei centrocampisti e non io toglierei Çalhanoğlu perché da lui mi aspetto, però ha salvato anche un gol, Çalhanoğlu ha salvato anche un gol. Dite ancora sui promossi e bocciati e poi vi voglio dire una cosa ancora. No, tutto giusto, però ecco, adesso Michele l'ha rimarcato, Çalhanoğlu ha anche salvato un pallone importantissimo. Sì, sì, beh. Su c'era Sommer, una Sì, c'era Sommer. Comunque metti il calcio d'angolo quel pallone lì, perché se sbatte sul portiere e mai ti supera, quello è gol. Sentite, Inzaghi ha messo in campo la formazione migliore? Ecco, questo volevo dire a Fabio, perché dice il City è nettamente più forte. Abbiamo ricordato la panchina del City per far vedere quanto è forte. In panchina all'Inter ci sono Lautaro Martinez, Pavard, Mkhitaryan. Cioè, voglio dire, anche la panchina dell'Inter è una panchina, Frattesi e tanti altri. Chi entra secondo voi a un certo punto del secondo tempo? Lautaro, almeno uno spezzone glielo fa fare. Per sicuro. Ma anche Mkhitaryan, secondo me, e Frattesi. Potrebbe cambiare le mezzali, perché poi comunque, essendoci il derby domenica, farà rifiatare qualcuno. Mkhitaryan, secondo me, è più probabile di Frattesi, perché se l'Inter poi sta perdendo, anche Frattesi. Ma fin quando il punteggio è 0-0, più Mkhitaryan di... Anche perché sia Barella che Çalhanoğlu col Monza hanno giocato 0 minuti. Ma, quindi... ma, no, questo è anche vero, però. Matteo, come in previsione dalla partita di domenica, che seguiremo qui il derby, adesso dopo aver giustamente fatto la cronaca dell'Inter parleremo dei grandi guai ancora in casa Milan, cosa ti aspetti, come vedi l'Inter, quanto pensi che si possa stancare, avrà un giorno di riposo in meno, no? Milan ha giocato martedì, l'Inter gioca mercoledì,
Ma allora, è una partita molto impegnativa, tra parentesi. Certo, l'Inter che avevo visto a Monza mi aveva un po' deluso, nel senso che non mi aspettavo quell'atteggiamento, ma l'Inter di questa sera mi sembra essere tornata sui binari giusti. Beh, l'Inter arriva da favorita al derby, secondo me, indipendentemente dal risultato di questa sera, è un Milan che deve pensare più a se stesso che agli altri, mi spiego, nel senso che deve capire quali sono i suoi problemi interni e poi eventualmente pensare all'Inter. Il Milan che ha giocato ieri sera con l'Inter di questa sera prende 4 gol. In termini tattici, in termini problemi. Uomini, no? Certo, ma infatti, la partita del derby va giocato domenica assolutamente, sera. Ma infatti io approccerei quella partita in maniera difensiva, stando basso, cercando di non lasciare le praterie che il Milan ha lasciato ieri, perché l'Inter ti dimostra anche questa sera col City prima, che quando ha spazio può far prima male. Prima loro due, e io ho registrato maliziosamente il vostro scambio, e dicevate insomma questa sì che è un'avversaria, no? Anche il Liverpool è un'avversaria, invece la Juve ha vinto con una squadra che si chiama l'ha detto Emanuele, io il conduttore deve sempre difendere chi è in collegamento, perché non si può inserire nello studio. Ma io, siccome so che Marcello poi attacca giustamente, io dico una cosa velocissima e poi lo faccio parlare. Credo sia oggettivo che Liverpool, lui, no, ma penso sia la stessa cosa. Liverpool e City siano superiori a PSV. Credo sia una reincarnazione uno dell'altro. Assolutamente. Cioè. Io rincaro la dose e dico che come difende il PSV Eindhoven, difende anche il Venezia, ovvero male. Allora? Benissimo, io spererei di passare questo girone e di incontrare squadre più scarse, secondo lui, di quelle che abbiamo incontrato ieri sera, perché questi, ricordiamoci, che sono campioni d'Olanda, hanno giocato 5 partite di campionato. D'Olanda. Quest'anno, se no è vero, il Milan è secondo in campionato. Dai. Quest'anno hanno giocato 5 partite. Hanno vinto tutte le partite. Ma di cosa stiamo parlando? Se poi Parteco c'è scarso. Io voglio alcune volte, no, perché io con Tramazzini io non sentiamo, sto sentiamo, sempre sentiamo un attimo, scusa. Io a volte voglio capire quando, perché lui è come Mr. Hyde e Dr. Jack. Allora, quando è che sei giornalista e quando sei tifoso dell'Inter? Io sono giornalista sempre. Se me lo dici, perché alcune volte non io sono giornalista capire, sempre, ragazzi, e siccome guardo le partite, siccome guardo le partite, io ti dico che il Venezia di Francesco, per come attacca, il PSV di Eindhoven gliene fa 3. Il PSV prima ancora di incontrare la Juventus. Tutti hanno detto che era una squadra che la Juventus doveva stare attenta, che era pericolosa. Hanno elencato tutti i punti di forza del PSV. Arrivi tu e dici che è uguale al Venezia, cioè, scusa. Marcello, vai a rivedere allora, quello. Non voglio fare quello che l'ha detto prima, però se vai a rivedere nell'immediato post-sorteggio quello che io ho detto anche qua in studio del sorteggio della Juventus, io ho detto che il sorteggio della Juventus rispetto a quello del rispetto a quello dell'Inter e della Tana è più facile. Ma non è che incontra è più facile perché il PSV di Eindhoven, se l'avete visto giocare, è quello, lo puoi attaccare in ogni modo. Non ho detto che è scarso, è campione d'Olanda l'anno scorso con una squadra leggermente diversa. E quest'anno 5 partite, 5 vittorie. Di nuovo quest'anno. Di un campionato in cui il secondo top club è l'Ajax, che in Champions manco c'è, e stiamo vedendo come sta giocando. Detto, va bene tutto. Io ti sto dicendo un'altra cosa. Non ti sto dicendo che la Juventus ha fatto schifo. Ti sto dicendo che per come difende il PSV di Eindhoven, difende esattamente come difende il Venezia, ovvero Claudio, è una squadra votata all'attacco ed è attaccabile in ogni modo, perché se ne frega di difendere. Infatti, ci vuole dire una cosa, ma lasciamogliela dire un secondo. Ha dovuto inventarsi un tiro a giro. Ma Marcello, ma il difensore si è girato. Col difensore a 6 metri. Ma dai, ma Marcello, signori, fate parlare Ezio, volevo dire una cosa. No, volevo rispondere. Io vorrei capire come ragione ha. Marcello, volevo rispondere a te, perché tu hai posto una domanda. Hai chiesto se lui guarda le partite da giornalista. Se lui ti ha risposto di sì. Sì, va bene, ma come la stragrande maggioranza dei tifosi in Italia, scusa, sai cosa fa? Finisco. Lui guarda le partite della Juventus da giornalista, ma con la maglia della squadra avversaria della Juventus. Allora, voi due fanno... vi querelo alla fine della puntata, perché state mettendo in discussione la mia professionalità. No, adesso sta roba mi sta
fuori di testa. Io faccio il giornalista, sono un giornalista, ti dico come sono andate le cose. No, poi se vuoi faccio l'iperbole e ti dico che il PSV difende come il Venezia. Signori. Ma è esattamente quello il discorso. Il PSV dietro è attaccabile in ogni modo. La Juventus è superiore, quindi basta. Emanuele, dicendoti che metti la maglia della squadra avversaria della Juve, ho leso la tua... Scusate. Dicendo che non sono professionale, quello che dico. Guardate che vi faccio spegnere i microfoni. Allora, fatemi parlare, se no devo così. Allora, ricomponiamoci un secondo. Non c'è bisogno di querele, perché io sono per la libertà di critica, purché è chiaro che una metafora, non c'è nessuna offesa professionale. Nel dirti che tu la vedi con l'occhio del giornalista tifoso, non è così offensivo. Si discute, a me piace la discussione, l'importante è che ovviamente non ci offendiamo. Lì Damiano alza la testa, siamo 4-3 a destra, e allora c'è Darmian che arriva, deve tirare Matteo, colpo di tacco dal nulla, perché tira, e poi punizione per il City, incredibile, fatto come Leao con Newcastle, ma devi tirare là, devi tirare Darmian, no, secondo me si è visto chiuso, no, doveva calciare, ragazzi, rivediamo la sua, ha tardato troppo il tiro, si è visto l'angolo di tiro chiuso e ha provato, ha sbagliato il primo stop, esatto, doveva fare un tocco e calciare, ha sbagliato il primo stop, il pallone gli è rimasto un pelino indietro, troppo sotto, lui se la doveva avanzare con un tocco, a quel punto ha visto l'angolo chiuso, adesso ha fatto Inzaghi arrabbiatissimo, voleva tirare anche lui, Inzaghi è tarantolato, ma perché ha seguito l'azione, poi si stava per godere il tiro in diagonale, è tornato indietro, tacco, poi nemmeno al compagno, nel nulla, credo che comunque Dumfries poi per ce lo Darmian... concedete che Darmian non è un attaccante, no? Cioè, sì. Tra l'altro è rimasto adesso a terra Grealish, che potrebbe di nuovo anche scoperti essere City, una bella azione all'Inter, tocchi sono arrivati, bella azione, è stata una bella triangolazione, Taremi Thuram che hanno mandato fuori tempo, tutto quello che vuoi, però estremamente scoperti quelli del City. No, ma infatti bravissimo Taremi qua, è la dimostrazione del fatto che c'è Max che è tornato collegato, vero, da Roma? Ti stai guardando la partita dell'Inter oppure no? Sì, la sto guardando. Devo dire un Inter che si sta facendo valere in campo internazionale, e da italiano non posso che esserne felice. Bene, allora insomma ogni tanto ti punzecchiamo, così ti alleni poi per la fine della partita, che torniamo anche sulla tua Roma e quello che è successo oggi. E insomma che un po' ammiriamo anche il patriottismo di Max opposto al becerume di Mosconi, di Chirico, di Marina, che ti fanno contro le italiane, diamo un plauso a Max da Roma, perché la Sampdoria è un'altra cosa, perché con la bastone in area di rigore, il tiro, il rimpallo, palla che resta lì, pericolo, ancora la palla che va sull'esterno, ma non si può rischiare queste cose col possesso palla nostro in aria due volte, prima un passaggio un po' così a Sommer e poi addirittura anche la palla persa di bastoni in piena area di rigore, ma non è possibile, cioè non è che stai giocando una partita poi recuperabile, non si deve sbagliare niente, invece ci permettiamo di sbagliare troppi errori tecnici, dai testa sul concentrata, testa sul campo, tra l'altro il City ha già fatto due sostituzioni, quindi credo che tra un po', tra 5 minuti al classico 60esimo possa arrivare anche il tempo di Inzaghi per cambiare per esempio Darmian con Dumfries, che ha gamba e può andare a rendere la vita più difficile lì in fase difensiva. Ora Thuram ci prova, recupera palla, poi la perde, poi la riprende e allora se ne va sulla sinistra, sprigiona i suoi cavalli Thuram, si sovrappone da quella parte Carlos Augusto, ancora Thuram che la dà all'indietro per Zielinski, che carica il destro, non è né un tiro né un cross, e sbaglia a colpirla d'esterno, e lì è tirato Zielinski in versione Jekyll, però ha preso la fallo laterale, credo. Posso chiedere a Fabio se la Juve Inzaghi è arrabbiato, va in finale di Champions tutti i Juventus? Ovviamente sì. Ecco, tieni presente che il 99% dei tifosi non vuole la serie. Ma io sono convinto. Attenzione, la palla in mezzo che sfila fino a Rodri. Rodri in area di rigore. Dumfries, chiudi! E Rodri allora torna indietro perché Dumfries mi ha sentito. Ma ancora Guardiola mette in mezzo il colpo di testa, la parata di Sommer. Ha sprecato Bernardo Silva, che piccolo col suo 1,69 colpisce Gundogan. Gli era venuta improvvisamente la barba Bernardo Silva. No, ma infatti Bernardo non c'è, Bernardo è uscito. Come si dice? E qua Acerbi ha saltato a vuoto, Acerbi. Troppi elogi per lui, qui si arrabbia, anzi si rammarica.
Guardiola con le mani in testa, non nei capelli. Che brutta rimessa, però. Che così si finisce così nell'assedio del City. No, che l'Inter abbia proprio finito la benzina. Sì. Anche in Acerbi. Acerbi non è che non ha saltato a vuoto, ha saltato la metà di quello che salta di solito. E anche troppo in anticipo. C'è Frattesi che, però, ancora benzina. Viene fermato per un fallo. Ma che peccato, si stava immolando. Bastoni non è d'accordo. Vediamo se ce la fanno rivedere. Ma non è il fallo suo, il fallo è precedente. Di Bastoni. Me lo sono perso. Io non l'avevo visto. Il fallo di Bastoni. Siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco. Non era Frattesi. Punizione per il Manchester City sulla tre quarti. L'Inter qua sta dando segnali di stanchezza. Ha fatto tutti e cinque i cambi, però Inzaghi, quindi ha dato forze fresche da Lautaro, Mkhitaryan, Dumfries, Pavard e Frattesi. Tre i cambi invece per il Manchester City, che riparte proprio con uno di questi. Con Doku che punta Mkhitaryan, che la mette in calcio d'angolo. Il treno armeno riesce a essere ancora efficace anche sul velocissimo Doku, anche se corrono tra i due una quindicina d'anni. Attenzione a Foden, che può battere questo calcio d'angolo. Haaland, il gigante, bisogna marcarlo, con Acerbi che lo prende, lo abbraccia e cerca di tenerlo in tutti i modi. L'arbitro se ne accorge e dice non si può fare. Acerbi dice ma dai, ho fatto quello che... Quattro minuti di recupero. Insomma, non è che... 4 minuti di recupero, parte il calcio d'angolo, attenzione, pericolo, colpo di testa di Lautaro, che deve dare una mano dietro, e lo fa. Taremi può ripartire, Taremi che lancia nello spazio, in uno spazio però dove non ci sono maglie nerazzurre, tanto che la palla finisce a Ederson, che sulla tre quarti fa ripartire il Manchester City. E lì il concetto di verticalizzazione che deve essere precisato nel cervello di Taremi. Sì, troppo forte, stanchissimo anche Taremi, che si è sdoppiato anche a perché Taremi l'ha tenuto? Perché i cambi sono finiti, altrimenti avrebbe fatto qualcun altro. Bastoni però recupera con buon pallone. Attenzione a Taremi, che non ne ha più, cade a terra e perde palla l'Inter, ma qua Pavard in anticipo, vediamo se ce la fa, bravissimo, la prende in fallo laterale, subisce anche fallo, no, per l'arbitro no, e quindi fallo laterale per questo arbitro. Non è fallo quello. Non è mai fallo per lui. 4 minuti di recupero, sono passati solo 50 secondi e quando la benzina finisce ti sembra infinito anche 4 minuti di recupero, anche il tempo di recupero di 4 minuti, ora 3, quindi 180 secondi. Il Manchester City che ancora traccheggia sulla tre quarti e poi ogni tanto prova ad affondare pericolosamente con Rico Lewis. Vanno ancora da Doku, pendono a destra, Doku contro Carlos Augusto che ha fatto una buona partita. Ma adesso è stanco pure lui, Doku lo punta, crossa e Carlos Augusto riesce con un ultimo allungo generosissimo ad andare in calcio d'angolo, ancora calcio d'angolo per il City che si sta giocando le ultime cartucce, anche le palle alte per Ruben Dias, per Rodri, per Haaland, lo stesso Akanji che è arrivato in area di rigore. Attenzione a questa palla che Foden sta per mettere in mezzo da sinistra, palla che spiove in aria, dobbiamo saltare noi. Lautaro ancora una volta si rende utile in difesa, attenzione, c'è un giocatore a terra, è Haaland, niente di che, quindi Sommer può uscire e controllare. Inter che ora deve far scorrere i secondi con Sommer che è in possesso palla. Intanto è passato un altro minutino scarso, quindi mancano 125 secondi, mamma mia, non passano più. Mkhitaryan di testa sbaglia, la riconquista il City, altissimo con Doku, non riusciamo più a tenere una palla, attenzione, la recuperiamo però, con grande generosità, subisce pure fallo Miki, bravo, bravo, prenditi con tutta l'esperienza del mondo questi secondi preziosissimi, meno di 120, ora 110, 109, 108, 107. Dai ragazzi, Inzaghi dice alti, dai. Sta firmando per lo 0-0, Michele. Senza paura. Vedo un Borrelli sofferente. Senza paura, dice Inzaghi, sì, perché devo essere onesto, all'inizio della partita avrei firmato per il pareggio. Ma devi ascoltarmi, te l'ho detto un'ora fa. Anche se poi alla fine se vado a vedere le palle come segnano. Nei minuti di recupero ha segnato il PSG e c'è un rigore per il Dortmund. Segnano un po' tutti, attenzione a Lautaro che può prendere questo pallone, Ruben Dias però è più veloce. Guarda. Attenzione Inter che ora però è in avanti con Carlos Augusto che se la mette bene per Taremi, non la mette bene però per Taremi che ora prova a recuperare palla facendo fallo. Entriamo quindi nell'ultimo minuto di recupero, 4 minuti di recupero, dai che possono sbagliare anche loro. Gundogan, pressiamo con Lautaro che fresco va da Ederson che svirgola pure lui, ma la palla va a finire a Doku con un po' di fortuna. Doku e quindi ancora Rico Lewis, l'ultima azione sarà del City con il numero 10, Grealish, che accelera. Mai. Ieri ha detto l'Inter, mi fa venire in mente bellissimi ricordi. E togliamoglieli, vediamo se riusciamo almeno a portare a casa il pareggio. Ricordo Shakhtar, e poi Sporting, e poi Real Madrid. Sono le tre che hanno portato a casa il pareggino negli ultimi 6 anni da qui, in Champions League, l'Etihad, lo stadio dove ci sono 1300 tifosi dell'Inter che ora soffrono insieme alla squadra e alzano il muro ancora più alto.
30 secondi, ora 25. Attenzione però al Manchester City, dico lui al limite dell'aria, carica il destro, poi ci ripensa, la dà Doku in area di rigore, il cross, pericolo, colpo di testa, alto! Alto! E forse si spengono ancora qui Gundogan. Le ultime speranze, ancora Gundogan, lui. Ancora lui, che è arrivato da Barcellona per rompere le scatole a noi, invece no, perché il colpo di testa va alto e quindi Guardiola si rammarica, ma credo che tutto sommato nel complesso possa essere un pareggio giusto di una partita che ha visto molta tattica, soprattutto una bella fase difensiva dell'Inter, che ha qualche rammarico per le poche occasioni che è riuscita a crearsi, però questa partita dice che l'Inter anche in Champions League c'è, è finita 0-0, i giganti del City sono stati fermati dai campioni d'Italia. Allora, vediamo anche gli altri risultati, non so se sono finali o quasi Celtic. Finali, il Celtic comunque ha travolto lo Slovan Bratislava 5-1, e il Borussia Dortmund, la finalista dello scorso anno con Real Madrid, ha vinto in casa del Club Brugge 3-0, il Manchester City Inter 0-0 l'abbiamo seguito fino adesso, e il PSG ha segnato da poco, no? Sarebbe stato, sarebbe stato un pareggio clamoroso con la rivelazione Girona e sopra Girona, ma essendo appunto un unico girone, stavo dicendo girone col girone, alla fine un punto sarebbe stato clamoroso, perché Real a 3, Borussia a 3. No, rido perché c'è uno scambio di battute, un po' Zidane Materazzi tra Haaland e Acerbi, ma è finita diversamente, perché Acerbi l'ha presa a ridere. Haaland ha detto, dai, allora te la regalo questa maglia, adesso è finita la partita, te la posso dare. E Acerbi ha detto, ma perché, che ho fatto? Ha detto, ma come, mi hai tenuto tutta la partita? Ha detto, no, ma al massimo due volte, e l'ha apostrofato ridendo con una brutta espressione Haaland, poi si sono abbracciati. Insomma, il retino che gli hanno dato i tifosi dell'Inter prima della finale di Champions League l'anno scorso a Piano Gentile per tenere Allan ha funzionato ancora. Acerbi ha fermato Allan. Un momento diciamo di televisione Holland, altissima, la traduzione simultanea dal norvegese all'italiano di Michele Borrelli sul labiale dei giocatori. La parola era in inglese. Adesso abbiamo cominciato con quello slang romano all'inizio della puntata, inequivocabile, quindi ci voleva pure lo slang norvegese a questo punto. Facciamo, metti prepari gli up and down, facciamo un primo giro, diciamo, di commento di questa partita, cominciando da Emanuele. Giusto il pareggio per come si è messa la partita, perché le occasioni da gol sono state, forse le due più clamorose sono state per il City, però l'Inter ne ha costruite nel complesso di più, quindi è stata una partita non bella da vedere, per come l'ho vista intensa, io. Intensa, no? Non divertente, ma intensa. Di alto livello, quindi non bella, ma di alto livello. Prego. Una ti sei ripreso partita... dalla difesa della Juve o no? No, una partita, come è stato detto, non bella, però l'Inter l'ha giocata bene, ha avuto delle occasioni. In alcune situazioni mi ha sorpreso in negativo la difesa del City, perché si sono fatti trovare scoperti che se l'Inter riesce a fare l'ultimo passaggio, il controllo giusto, poteva portare degli uomini soli davanti al portiere, perché sono ripartiti più di una volta in superiorità numerica. Quindi nel complesso sono deluso dal City, per il fatto che quando si parla di Manchester City ti aspetti sempre chissà che cosa. E chiedo una domanda a tutti: ma Haaland c'era? No, per me no. Verga, così rispondo alla domanda e facciamo anche la tua analisi. C'era, forse a questo punto non è un caso, visto che 2 su 2 evidentemente soffre il tipo di marcatura e proprio ciascun giocatore ha la sua bestia nera. Forse la bestia nera di Haaland è proprio Acerbi. Il vantaggio per Haaland è che lui è molto giovane. Ma chi è Acerbi? Il vantaggio per Haaland è che lui è molto giovane, Acerbi in conclusione di carriera, quindi non se lo troverà più davanti molte volte. Poi, vi ricordate, a proposito, eravamo tutti ragazzi, io almeno ragazzo, vi ricordate le famose foto con la maglia strappata di Zico e quella di Maradona, tutte e due opere di Gentile. Esatto. Preso dei pezzi su Gentile, no? Gambe arcuate, se non sbaglio origini, diciamo, libico, di sbaglio, nome, di famiglia, no? Sì, hanno fatto tutta un'epopea su questo italiano, cattivo, che si aggrappava a tutte le maglie dei campioni e poi portava a casa i brandelli e delle maglie, come ricordo, altro che Acerbone. Però abbiamo visto, le maglie di oggi non si strappano. Se abbiamo visto un campionato del mondo, marcando Zico e Maradona. Erano le partite dello storico 82. Comunque direi oggi, a me è piaciuta la partita, perché hanno giocato tutte e due ad un altissimo livello. Sì. La partita mi è piaciuta. Vedo molto positivo il risultato per l'Inter, perché nella logica della nuova Champions, in cui
devi fare i punti nella classifica, portare via un punto dalla trasferta in casa del City è un punto guadagnato. Serata positiva, e devo dire comunque a me sta a cuore una cosa quando vedo, abbiamo fatto battute oggi sui tifi anche in campo internazionale, quando vedo una squadra italiana, campione d'Italia, che va in campo internazionale, gioca una partita come questa col Manchester City a casa sua, beh, dico che il nostro calcio a certi livelli non è così poi distante dai massimi. Noi ci siamo angosciati che certe volte, l'ho detto anche l'anno scorso quando ci fu l'eliminazione abbastanza, secondo me, irrazionale dell'Inter con l'Atletico Madrid, non perché l'Atletico Madrid fosse una squadretta, ma agli ottavi così, che poi la differenza nel nostro campionato fra la prima, che già aveva 20 punti sulla seconda, e con una squadra di medio-alta Europa era ancora troppo forte, no? Invece stasera abbiamo giocato con Manchester City alla pari. Questo io trovo, anche se tu dici inferiore, però mi fa piacere che tu hai parlato di quella partita, poi lasciamo spazio anche a Marcello. Sì, certo, ma dobbiamo parlare tutti, certo, parliamo tutti. Perché io ho rivisto alcune difficoltà che c'erano state in quella partita. Ovviamente è stata una partita diversa, però la frenesia di cui abbiamo parlato nel corso di questa partita, di questi 90 minuti, io in quella partita l'ho rivista questa sera. Cioè l'Inter può essere anche allo stesso livello delle altre, di Manchester City, di Real Madrid, quindi arrivare veramente ad essere una fra le favorite per la vittoria, se toglie quella frenesia. Certo, perché arriva, gli manca veramente poco. E quello è secondo me uno step mentale, non tecnico. C'è un tempo giusto. Matteo? No, sono deluso dai miei ragazzi, devo essere sincero. Dillo in inglese però. Dillo in inglese, dai. Manca il deluso, non mi ricordo come si dice. Però, I'm disappointed about Manchester City's players. No, da parte di scherzi, l'Inter ha fatto una bella partita. Sembri Lineker, quello lì che faceva le cose all'ex. No, dai, seriamente, l'Inter ha fatto una bella partita. Credo sia un punto meritato, un punto guadagnato sul uno dei campi penso più difficili in assoluto di questa Champions League, insieme a quello del Real Madrid. Mi aspettavo di più dal City, nel senso che il tasso tecnico è stato alto, però ha ragione Ezio, secondo me un po' ha deluso, nel senso che lo stesso Haaland, ma anche Foden quando è entrato, non mi è sembrata una squadra sul pezzo. L'Inter fa un gran punto e secondo me questo è un punto molto molto importante in ottica qualificazione. Marcello? No, io mi sono molto divertito, è stata una bella partita, sono d'accordo con Fabio, perché ci sono state occasioni da una parte e dall'altra, non mi aspettavo che l'Inter giocasse così a testa alta questa partita qui, ma come l'aveva fatto già nella finale di 2 anni fa, l'ha rifatto anche stasera, quindi vuol dire che Guardiola non prende in giro l'Inter quando dice, gli enumera tutte le cose positive dell'Inter, no? Che dice no, ma loro sono bravi per questo, sono bravi per questo, perché lo sa che è una squadra pericolosa che avrebbe potuto anche vincere stasera. Poi però sulle occasioni non sono d'accordo con l'ennesima volta contro Macere, spero non mi quereli, perché nel primo tempo dipende da quello che è dici. Vero, è scherzo, se non mi interrompi, è vero che nel primo tempo qualche occasione in più l'ha avuta l'Inter, ma nel secondo tempo le occasioni le ha avute tutte il City, e le parate non le ho viste fare da Ederson, ma le ho viste fare da Sommer. Ha avuto un'occasione clamorosa a Mkhitaryan, ho visto Sommer che ha fatto le parate decisive. Due clamorose l'Inter. Darmian alla fine non ha tirato, però Mkhitaryan è potenziale. Mkhitaryan non ha preso la porta. Però è stata una grande occasione. Una però importante. Ma infatti ho detto che le occasioni più importanti le ha avute il Manchester City, hai ascoltato solo Sommer metà. Sommer tre parate. Vabbè. Poi con questo detto tutto, per me è stato giusto il pareggio, perché comunque l'Inter ha fatto un'ottima partita a Manchester. Max Leggeri da Roma e poi gli up and down, poi andiamo in pubblicità, e lo dico già, se ce la facciamo a fare una grafica quando torniamo delle 36, così vediamo un po' un attimo, ci saranno quelli che ancora non devono giocare, vediamo un po' che effetto fa chi ha 3 punti, chi ha 1 punto, chi ha 0 punti, così cominciamo a vedere, magari dividendo per i colori, le prime 8, quelle che dovrebbero andare a fare i playoff e quelle che andrebbero a casa, dicendo ovviamente che mancano ancora delle partite, ma cominciamo a farci una prima idea. Max, vai, che partita è stata? Partita molto bella, interessante, di una squadra che è entrata in campo con la testa giusta, di chi ha la mentalità giusta, evidentemente non temeva la squadra di
Inzaghi il blasone degli avversari, però un altro dato incontrovertibile secondo me emerge da questa prima tornata europea, che l'Inter, signore e signori, sta avanti alle altre italiane anni luce. Non voglio fare il veggente, probabilmente quest'anno sarà ancora protagonista assoluta del campionato italiano e credo che sia di una spanna superiore alle altre squadre che abbiamo visto protagoniste, ripeto, nelle coppe europee. E della tua, la tua Roma quanto la vedi distante al di là del caos di oggi? Ahimè, lontanissima, sia all'interno del rettangolo verde di gioco, ma soprattutto a livello dirigenziale. Ecco, è una squadra, anzi, è una società in cui non esiste un progetto, o meglio, esiste un progetto, ma è quello TAC che tira a campà. E questo non può soddisfare una platea che negli ultimi anni è sempre gremito in maniera inverosimile nello Stadio Olimpico. Poi, se vuoi, approfondiremo anche quello che è successo nelle ultime ore a Roma per l'esonero di Daniele De Rossi. C'è qualcosa abbiamo visto anche qui, mi ha fatto vedere Emanuele sul suo telefonino. Up and down, vai Michele. Up and down, partiamo allora. Tante le note positive, a partire non posso non inserire adesso al posto del primo tempo Acerbi, perché è simbolo di questo 0-0. Scusa, sì. Acerbone. Acerbone. Classe 88 contro un classe 2000, 12 anni di differenza, e lo ha tenuto ancora una volta, non può più essere un caso. Quindi un bel 7,5 per lui, Acerbi. Poi ci sarebbero diversi 7, ne devo scegliere solo due. Scelgo ancora due centrocampisti perché erano i due che non ci sono stati a Monza e si è visto insomma la differenza. Çalhanoğlu in regia sia a spezzare il gioco, soprattutto a chiudere e poi a ripartire, ma anche Barella con tanta corsa. Era ovunque, come sempre, quando fa le sue ottime prestazioni si sdoppia. Quindi Barella e Çalhanoğlu 7, sarebbe da dare 7 anche a Carlos Augusto, a Taremi per la generosità, però due ne devo scegliere, quindi Çalhanoğlu e Barella. E i down, invece i bocciati? I down faccio veramente fatica. Allora, però se devo trovare un paio, ti dico Bastoni e Darmian. Darmian per quell'azione sprecata, perché tatticamente ha fatto una buona partita. E Bastoni perché ha regalato due o tre palloni molto pericolosi in aria, poi si è rifatto. Do 5,5 una canzerata di Bastoni. 5,5 a tutti e due. Dai. Io avrei una domanda. Lautaro? Ma Lautaro però si è reso utile soprattutto in fase difensiva, perché ha respinto un paio di palloni sui calci d'angolo, ha fatto ripartire l'azione, davanti ha avuto solo una palla sulla sinistra, ha tirato, il tiro non è stato granché, però non insufficiente. Matteo, invece volevo chiedere a Michele se quell'errore di Mkhitaryan poteva influire sulla valutazione della sua partita. Ah sì, in effetti, però... Perché quello è un errore che pesa. È vero, se vogliamo mettere un terzo, perché... È peggio Thuram, però. Thuram ha fatto veramente... Me, invece, rivediamo un attimo la grafica, che devo andare, un minuto potevo andare in pubblicità, che non posso dilatare troppo le nostre... Io lascio quei due, perché Mkhitaryan comunque alla fine poi ha corso veramente tanto e si è reso molto utile, quindi ha pareggiato, diciamo... Allora.